Cosa ne pensano gli italiani delle cure che ricevono dal nostro sistema sanitario nazionale? Cosa ne sanno dei farmaci generici e quali sono le loro aspettative nei confronti di questi farmaci? Sono le grandi domande che sono state poste a un campione piuttosto significativo di italiani nell'ambito di una ricerca organizzata dalla Doxa. Noi ne parliamo col dottor Massimo Sumberesi, Managing Director di Doxa Marketing Advice, una società appunto del gruppo Doxa. Allora, dottor Sumberesi, innanzitutto che ricerca avete condotto? Quali erano gli obiettivi? Beh, l'obiettivo era quello di tratteggiare una fotografia della percezione delle problematiche di sostenibilità del sistema sanitario nazionale. Quindi una tematica molto importante, molto ampia, che è stata affrontata da diversi punti di vista, interpellando, sentendo sia la voce dei cittadini, ma anche la voce di medici, farmacisti, quindi altri soggetti che a pieno titolo compongono il sistema. Ecco, una cosa abbastanza interessante è che voi avete classificato gli italiani in quattro categorie, in quattro gruppi. Ecco, ci dica quali sono e come li avete definiti, che è abbastanza così curioso. Ma effettivamente è emersa un po' la caratterizzazione archetipica della popolazione italiana, dove abbiamo da una parte l'arrabbiato che dice: io già pago le tasse, mi aspetto che siano altri soggetti a farsi carico delle problematiche di sostenibilità del sistema. Poi c'è comunque una parte di soggetti che ha un atteggiamento tendenzialmente autoindulgente, quindi che tende a giustificare se stesso per la scarsa capacità di contribuire alla sostenibilità del sistema sanitario, e poi ci sono anche dei soggetti più proattivi, più partecipativi, che dicono: anch'io in prima persona posso contribuire alla sostenibilità del sistema. Come giudicano gli italiani il nostro Servizio Sanitario Nazionale? Qual è la loro opinione? Beh, in realtà quello che abbiamo visto è che comunque hanno segnalato tutta una serie di problematiche e di fattori anche ostativi alla sostenibilità. Soprattutto sono problematiche di ordine economico, ma anche etico-morale. Quindi comunque sperpero di risorse, corruzione, tutto questo tipo di considerazioni in qualche modo hanno permeato quota parte delle risposte. È vero che poi quando abbiamo cercato anche di fare un raffronto con altri sistemi di paesi europei, l'Italia viene percepita in maniera anche spesso pregiudizialmente più negativa di altri contesti. Ecco, questo è un fatto interessante, perché il sistema sanitario nazionale è ai primi posti al mondo per qualità di servizi erogati, soprattutto se lo confrontiamo con quanto investe il nostro sistema paese. Come mai c'è questo gap di percezioni invece? È abbastanza interessante, perché in realtà appena l'8% del nostro campione ha avuto un'esperienza diretta di cure all'estero, quindi in realtà si basa soprattutto su una distorsione di tipo percettivo, quindi anche su un pregiudizio abbastanza negativo nei confronti del nostro sistema nazionale, sistema sanitario nazionale. Quindi da questo punto di vista c'è comunque un deficit di comunicazione che metta diciamo maggiormente in rilievo quelle che sono anche le virtù del sistema, che ha sicuramente molti problemi, ma che per molti altri aspetti in realtà funziona. Veniamo ai farmaci generici o equivalenti, come sarebbe più corretto chiamarli. Che rapporto hanno gli italiani con questi farmaci? Quanto li conoscono e se li apprezzano o se hanno dei dubbi? Beh, di fondo c'è ancora un deficit di awareness e di consapevolezza. Da un certo punto di vista comunque l'utilizzo è diffuso, perché oltre il 90% del nostro campione dichiara di aver utilizzato un farmaco equivalente almeno una volta. Però si ha l'idea che comunque la diffusione di questa categoria di farmaci sia ancora limitata, che abbia ancora ampi margini di espansione. Sta migliorando comunque l'atteggiamento generale nei confronti del farmaco equivalente, lo si reputa comunque tollerabile e sicuro alla pari dei farmaci di marca, sempre di più, però permangono ancora comunque dei bias percettivi che chiaramente fanno riferimento alla comunicazione e all'informazione che viene data dalle figure di consiglio. Cos'è che non convince gli italiani o che ancora non li convince sui farmaci generici? Ma il timore è che in fondo la loro qualità intrinseca non sia la stessa del farmaco di marca. Purtroppo per certi versi questo tipo di deficit di conoscenza, di consapevolezza deriva anche da qualche interrogativo e qualche perplessità che questa categoria di farmaci continua ad avere anche presso la classe medica e presso i farmacisti, quindi figure di consiglio che in qualche modo dovrebbero fornire adeguate rassicurazioni sull'effettiva equivalenza di questa categoria di farmaci.
Senta, per finire, cosa bisognerebbe fare a suo giudizio, dal suo punto di osservazione, per migliorare la conoscenza di questi farmaci, per renderla appunto omogenea su tutto il territorio nazionale? Diciamo che sicuramente ad oggi si continua a parlare troppo poco di farmaco equivalente, quindi c'è una problematica di ordine comunicazionale che non investe esclusivamente i giornalisti, c'è una problematica editoriale di presenza sui media di questo tipo di argomento, quindi diciamo che anche nel dibattito di oggi non è che si è puntato necessariamente il dito contro il giornalista, ma soprattutto contro un sistema che tende comunque a sottostimare la valenza e l'importanza che questa categoria di farmaci può avere anche per la sostenibilità dell'intero sistema.